Allora cominciamo a vedere un altro tema d'esame, come al solito ormai lo sport di queste settimane lo conoscete, facciamo un po' di esercizi in vista dell'esame, partiamo con questo, cerco di farli tutti entro domani, però in ogni caso tendo a scegliere quelli che sono un po' diversi tra di loro, no? In modo da avere un po' le varie casistiche. Non dico che possono capitare, ma che in generale possono costituire il tipo di programmazione che facciamo. Allora, in questo caso si parla di un programma che sia in grado di fare, di applicare un algoritmo di compressione, tra l'altro usatissimo, è l'algoritmo di compressione più semplice, ma tanto per fare un esempio è quello che viene usato sia nei fax, tutte le volte che mandate un fax, sia nelle immagini BMP, formato BMP si usa ormai poco, però tutto sommato in alcuni casi è ancora usato. Vabbè, ma leggiamo il testo. La compressione Run Length Encoding, RLE, consiste nel sostituire sequenze di caratteri uguali con un singolo carattere seguito dal numero di ripetizioni. A volte preceduto, ma in questo caso l'esercizio semplificato non è esattamente la codifica RLE vera. Ad esempio, la stringa un po' di A seguita da una B seguita da un po' di C viene codificata con A seguito da 10, che è il numero di A che compaiono, se con attenzione le contiamo saranno 10, B1, cioè una volta la lettera B, C5, ossia 5 volte la lettera C. Il nome strano Run Length Encoding si spiega dicendo che run, no, significa una sequenza ininterrotta, no? Un run è una sequenza di lettere sempre uguali, quindi in questo caso in questa stringa qui abbiamo tre run, tre sequenze, una fatta di A, una fatta di B, che è un po' cortina come scorsa, e una fatta di C, e quindi la codifica della lunghezza dei run, delle sequenze. Ok, noi dobbiamo scrivere un programma in C per comprimere un file utilizzando questa codifica RLE. Il programma riceve come primo parametro sulla linea di comando il nome del file sorgente e come secondo parametro sulla linea di comando il nome del file destinazione. Quindi legge un file e ne crea un altro. Il file non compresso è composto da un numero arbitrario di righe, arbitrario, ognuna formata da non più di 512 caratteri alfabetici maiuscoli, punto. Cioè è fatto così quel file, quindi non preoccupiamoci di caratteri che non siano alfabetici maiuscoli. Il programma deve eseguire l'operazione richiesta fornendo in uscita l'efficienza dell'algoritmo di compressione. L'efficienza dell'algoritmo, cioè di quanto l'algoritmo è riuscito a comprimere il file. Tra parentesi notiamo che questo algoritmo funziona bene, nel senso che comprime effettivamente i contenuti se davvero ci sono queste sequenze di caratteri sempre uguali, perché se tutte le lettere fossero ciascuna diversa da quella vicina, in realtà raddoppieremmo la dimensione del file, perché ogni lettera sarebbe ripetuta con a fianco il numero 1. Però normalmente no. Si presume che il tipo di contenuti a cui viene applicato questo algoritmo si presti a questo tipo di compressione. Ecco perché ci sono tanti algoritmi di compressione al mondo, no? Dallo zip al JPEG all'MP3, eccetera. Perché ogni algoritmo di compressione è adatto a un tipo di dato, perché sfrutta certe ridondanze specifiche di quel tipo di dato lì. Dicevo, questo è usato molto nel fax, perché il fax tendenzialmente è fatto di pagine bianche con un po' di testo. Quindi tutti i pixel bianchi sono tutti uno in fila all'altro, per cui il fax, anziché trasmetterli uno a uno, dice che adesso ci sono 12.000 pixel bianchi, vai avanti, e poi quando c'è chiaramente del testo scritto, poi nel fax è bidimensionale, la codifica è più complessa, ma il concetto è questo. In caso di errore nel formato del file, ad esempio righe non composte interamente da caratteri maiuscoli, il programma deve produrre il messaggio errore nel formato del file ed interrompere l'esecuzione. Esempio, se il file testoin.txt contiene queste lettere qui, e se si esegue il programma per comprimere testoin in testout, quindi programma, spazio, primo parametro sulla linea di comando, il nome del file d'ingresso, spazio,
secondo parametro sulla linea di comando è il nome del file di uscita, il file produrrà il file, cioè il programma produrrà il file testo.out.txt contenente questo, quindi c'erano, la prima riga è uguale a quella dell'esempio all'inizio, poi c'è una riga fatta esclusivamente di A, che sono 20, poi ci sono due B, una C, una D, una E, una R, eccetera, eccetera, tutte le altre sono singole, quindi B2, C1, D1, E1, R1, F1, G1. E questo è il file di uscita. Nel produrre il file di uscita il programma terrà conto anche di quanti caratteri erano presenti nel file originale e quanti caratteri erano presenti nel file compresso. Qui, se non sbaglio, il testo non è esplicito, per cui lo possiamo leggere in due modi, ma come caratteri mi pare che quasi contassero i caratteri alfabetici, quindi gli a capo non li contiamo. Nel file compresso c'erano 24 caratteri, quindi la compressione ottenuta è stata del 45%. Cos'è questo 45%? Sono la percentuale sui 44 caratteri dei 20 caratteri che ho tolto. Quindi 45 si ottiene da 20, 20 cos'è? La differenza tra 24 e 44, diviso 44. No, fattore di compressione è tanto più alto quanti meno caratteri ho nel file risultante. Quindi devo contare il numero di caratteri che ho risparmiato rispetto al numero di caratteri originari che avevo. Quindi non è 24 su 44, ma è il complemento di 24 su 44. Tenete presente che i vari programmi di compressione in realtà si comportano in modo diverso, alcuni vi danno come percentuale 24 su 44, altri vi danno 20 su 44. Non c'è una misura standard, diciamo. L'importante è saperla leggere. Allora, come lo affrontiamo questo esercizio? Secondo me si può affrontare in due modi molto diversi, più o meno equivalenti. L'idea è ovviamente iniziare a leggere il file, vedo una A, poi vado a vedere le lettere successive, finché sono sempre uguali vado avanti e conto quante ne vedo. Appena ne trovo una diversa, ok, ricomincio il conteggio e stampo quella precedente. A livello di gestione del file, dicevo, i due modi diversi possono essere o di lavorare per righe o di lavorare per caratteri. Cioè, questo è un esempio, uno dei pochi in cui si può anche lavorare un carattere alla volta. Io leggo un carattere, decido cosa farmene, lo elaboro e lo sputo fuori. Quindi magari vediamo le due soluzioni alternative, no? Tutto per abituarci a lavorare nei due modi. Quindi una soluzione per righe significa, leggo, allora innanzitutto la soluzione a vettori non è fattibile, non posso pensare di leggere l'intero file in un vettore e poi elaborarlo, me lo dice molto chiaramente il testo, primo perché sarebbe stupido, perché è più lavoro che non altre soluzioni, ma soprattutto perché c'è scritto composto da un numero arbitrario di righe, arbitrariamente grande, quindi non posso limitarne la dimensione. Quindi mi rimane l'opzione di lavorare per righe o per caratteri. Quella per righe è quella con cui siamo più familiari, ma le vediamo entrambe. Allora, iniziamo, come al solito, a impostare. Questo qui è l'esame 2011-09-19C. E lo chiamiamo per righe. Vabbè, trattino. La prima soluzione la risolviamo per righe e la seconda per caratteri, per differenza, non sarà molto diversa. Allora, il programma riceve, di fatto lavora sui due file. Quindi il suo grosso lavoro sarà quello di gestire due file, li chiamo file d'ingresso e file di uscita, fin e fout,
legge, converte e stampa. E quindi lavorerà principalmente su una riga di testo di un certo numero di caratteri. E questo numero di caratteri ce lo dice il testo dell'esercizio, dicendoci che le righe del file sono lunghe tutte, ciascuna è lunga al massimo, no, 512 caratteri. Non sappiamo quante righe ci siano, ma ognuna di queste righe è formata da non più di 512 caratteri alfabetici maiuscoli. Dopodiché il grosso del, come al solito, abbiamo le fasi iniziali che sono acquisizione dei parametri e apertura file. E poi c'è il vero algoritmo che è compressione del file. È relativamente semplice. Acquisizione parametri e apertura file, noi dobbiamo verificare, ricordiamoci che la linea di comando sarà fatta programma, spazio, file ingresso, nome file ingresso e nome file uscita. Quindi il nome del file d'ingresso sarà dentro argv di 1 e il nome del file di uscita sarà dentro argv di 2. E quindi abbiamo un arc che deve valere 3. Allora, se è così, controlliamo se argc diverso da 3, ovviamente argv e arc li dobbiamo definire nel main, nella dichiarazione del main. If arc diverso da 3 non va bene, numero parametri errato. Se invece rc uguale a 3, presumo che rv di 1 e rv di 2 contengano rispettivamente il nome del file d'ingresso e il nome del file d'uscita. E quindi, senza fare altri controlli, provo direttamente a aprire questi file. Se poi questi parametri sono sballati, la fopen me lo dirà. Quindi potrei dire apro il file d'ingresso passandogli rv di 1 come parametro, specificando che lo voglio aprire in lettura, e l'fout invece provo ad aprire il file il cui nome è stato passato dentro rv di 2 e lo voglio aprire in scrittura questa volta. Ok? E controlliamo che entrambi i file siano stati aperti correttamente. Se o il file d'ingresso o il file d'uscita o entrambi non sono stati aperti, il programma non può proseguire. Poi questo messaggio potrebbe essere più specifico e dire quale file non sono riuscito ad aprire, ma il nostro interesse è di arrivare più fretta possibile alla parte di algoritmo, non tanto di fare le pulci all'fopen. Quindi arrivati a questo punto siamo pronti. Metto solo un commento a questa cosa qui, sennò poi il compilatore piange. E possiamo passare all'algoritmo vero e proprio. Allora, qui abbiamo deciso di lavorare per righe. Quindi cosa vuol dire? Leggo una riga, la trasformo nella sua corrispondente riga compressa e poi la scrivo su file, sul file di uscita. Una riga per volta. Quindi
Una riga per volta significa adottiamo il solito schema while f get s riga max f in diverso da null finché nel file d'ingresso ci sono righe da leggere. Poi mi ricordo, prima di dimenticarlo, alla fine del ciclo while di chiudere sia il file d'ingresso che il file di uscita. Quindi tutta la logica sarà qui dentro. Allora, a questo punto, dentro la variabile riga, come al solito, avremo ad ogni iterazione di questo ciclo, successivamente, le diverse righe del file. Qui no, a questo punto non facciamo, non applichiamo il metodo di fare l'sscanf per estrarre i dati, perché non è un file formattato a campi, no? Semplicemente lo trattiamo come vettore di carattere e andiamo a vedere dentro cosa c'è. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, perché ce lo chiede il testo e anche per evitare poi problemi dopo, è di verificare che siano tutte lettere maiuscole. Quindi verifica che ci siano solo lettere maiuscole. Ok? Quindi la verifica di universalità, tutte devono avere una certa proprietà, quindi verifico se ce n'è almeno una che la viola. Se non è maiuscolo, riga D, ok è uguale a 0. Quindi, per ciascun carattere della stringa, se quel carattere, riga di not is upper, no? C'è un not qui davanti, non è maiuscolo, metto a zero il flag che poi mi farà uscire dal programma. Attenzione che qui c'è un piccolo errore, perché dobbiamo ricordarci che l'fgets legge l'intera riga ma legge anche il barren finale, quindi questo codice qui sicuramente fallirà o perlomeno ci dirà che la riga non è valida, perché dopo aver trovato tutte le lettere maiuscole troverà un barren e dirà che quello non è un upper. Quindi dobbiamo ricordarci di fermarci un carattere prima, non arrivare fino all'ultimo carattere della stringa ma fermarci a quello prima, perché l'ultimo sarà un barren e non ha senso che lo controlliamo. E magari me lo ricordo con un commento meno 1, perché l'ultimo carattere è un barren e non lo voglio controllare. Ricordate che i commenti servono sempre, perché sennò tra un po' rileggete quel codice e non sapete più perché l'avete fatto. A questo punto, se ok è uguale a 0, seguendo ciò che mi chiede il testo, devo stampare errore formato file, no, errore nel formato del file, sì, e scusate, barra n, ed uscire dal programma. Se sopravvivo a questo controllo, il programma può andare avanti. Può andare avanti ed è sicuro a questo punto che nella mia stringa riga ci saranno tutti i caratteri maiuscoli e beh, poi un barren in fondo che lo lasciamo lì tranquillo.
Adesso comincia l'algoritmo vero e proprio. Anche qui avrei mi vengono in mente due modi diversi di procedere. Uno, se vogliamo, più generale, ma un pochino più lungo, ma una roba di poche istruzioni. Io ho una stringa riga, mi scrivo una funzione che prende questa stringa, ne costruisce una nuova, diversa, riga 2, riga compressa, chiamiamola come vogliamo, e fa questa trasformazione. Dopodiché, una volta che quella funzione mi ha trasformato la stringa, la prendo e la stampo, finisce lì. Prima opzione. La seconda opzione è quella, visto che questa seconda stringa la costruirò un pezzo per volta, di evitare, no, il passaggio di memorizzare man mano che costruisco i pezzi della stringa compressa, di memorizzare in una stringa per poi stamparli. Man mano che trovo un pezzettino della stringa compressa, lo stampo direttamente sul file. Non mi curo, no, non mi serve avere tutta l'intera riga in un vettore prima di stamparla. Man mano che ne scopro un pezzo, lo stampo, che è la soluzione più rapida, tutto sommato, la più semplice. Quindi magari andiamo per questo. Però in casi più complessi, magari invece conviene separare, no, il momento di input-output, leggo e stampo, dal momento di elaborazione, e me lo faccio tranquillo in una funzione. Prima di andare avanti, dunque, devo dichiarare i, ok, e poi, visto che uso i zapper, devo aggiungere ctype.h, prima di dimenticarlo. String.h mettiamolo, perché lo dimentico sempre, include con la d, e include ctype.h. Poi devo definire, abbiamo detto, i e ok. Vediamo se per il momento c'è tutto. Va bene. C'è un warning qua sulla linea 43. No, io i warning non li trascuro mai, cerchiamo sempre di capirli. Dice, attenzione, c'è un confronto, comparison between signed and unsigned integer expressions. C'è un confronto tra espressioni intere con segno e senza segno. Cosa vuol dire lui? Il confronto qual è? Questo è il confronto che c'è sulla riga 43. Le espressioni che sto confrontando sono da un lato i, che è un int, quindi un intero con segno, dall'altro questa espressione string length di riga meno 1. E string length è definita come una funzione che ritorna non un int, bensì un unsigned int, un intero senza segno, perché il suo valore è sempre positivo. Quindi lui dice, fai attenzione che se stai confrontando cose, una con segno e l'altra senza segno, potrebbe esserci rischio di overflow o rischio di un confronto che è sempre vero o sempre falso, ma in realtà anche la i è una variabile che sarà sempre positiva, per come la usiamo noi, quindi un warning che non ci dà problemi in questo caso. Sappiamo che non succede nulla di grave perché la nostra string length è sempre da 0 e 512, Noi ne sappiamo più del compilatore. Il compilatore vede un potenziale problema e ci dice, guarda, fai attenzione, controlla. Noi controllando diciamo, sì, va bene, no? Perché i va da 0 a quel valore lì, è sempre positivo perché parto da 0 l'incremento, string length al massimo vale 512, quindi non c'è rischio di overflow, no? Non abbiamo stringhe lunghe 2 miliardi di caratteri. Quindi in questo caso scegliamo giustamente di ignorare questo warning. In realtà non stiamo ignorando, ci abbiamo ragionato, abbiamo detto va bene così. Ok, a questo punto leggo la riga e stampa i caratteri compressi sul file di uscita. Allora, come faccio? Parto dall'inizio, vedo il primo carattere. Il primo carattere è una A, supponiamo. Allora, sul file di uscita, se il primo carattere della riga è una A,
Sul file d'uscita devo scrivere A seguito da un numero. Quanto vale quel numero? Vale quante sono le A consecutive. Quindi, poiché ho tutto in una stringa, mi posiziono sul primo carattere e mi chiedo quante altre A ci sono da questa in avanti e lo stampo. Quindi, a livello di codice, significa che io parto, diciamo I uguale a 0, facciamo con ciclo while. E finché ci sono caratteri nella stringa, lasciamo dopo i dettagli di come gestire il contatore. Per ora concentriamoci sull'algoritmo. Quindi parto dal primo carattere, I uguale a 0, e mi dico riga di, è un carattere. Quanti sono i caratteri uguali a riga di I nelle posizioni dalla I in avanti? Non mi sto chiedendo quante sono le A nella stringa riga, perché io potrei avere due blocchi di A o tre blocchi di A separati, non mi interessa sapere il numero totale. Facciamoci bene la domanda: quante sono le A consecutive a partire da questa posizione I? Quindi sono sulla posizione I e mi chiedo quanti altri caratteri uguali a me stesso ci sono adiacenti a me verso destra. E questa cosa qui la posso chiamare lunghezza del run sarebbe, no? Questa è la domanda. Una volta che abbiamo questo valore, è facile, abbiamo tutto, perché vorrà dire che sul file d'uscita possiamo stampare sul file d'uscita un carattere e un numero. Il carattere è riga di I e il numero lung. No. Facciamolo con I uguale a 0. I uguale a 0 è il primo carattere della stringa. Dico ok, quanti ne ho uguali a me? Ho uno se sono da solo, oppure ne ho più di uno. Supponiamo di averne 10, come erano le A del nostro esempio. Allora calcolerò lung, farò in modo che di calcolarlo giusto che valga 10 e stamperò A 10 senza spazi, senza capo, perché deve essere tutto di fila. Dopodiché posso passare al carattere successivo. Attenzione che il carattere successivo non è semplicemente I++, perché a questo punto devo non solo passare al carattere immediatamente dopo, ma al primo carattere che non faccia parte del run corrente. Quindi mi devo spostare a destra non di una posizione, ma di lung posizioni. I salta come una ranocchia, la prima posizione di I vale I uguale 0, è questa, conterò lung vale 10 e stamperò A 10 sul file d'uscita, dopodiché tutte queste A sono state elaborate e il prossimo valore di I, l'inizio del prossimo run, sarà qui, dove c'è la B. Quindi incremento la I non di una posizione, bensì di 10 posizioni. Lung, non lung più 1, lung meno 1. Chiedetelo sempre, devo più lung oppure più 1 meno 1. Ci facciamo un esempio nel caso in cui la lettera sia da sola, il run, lung vale 1 e quindi e devo spostarmi di un carattere, quindi va bene, I uguale I più lung. Infatti la B, calcolerò lung vale 1 in questo caso e stamperò B 1 e incrementerò la I questa volta di 1, portandomi quindi sulla C.
A questo punto ricalcolerò il run che parte, la lunghezza del run che parte da questa posizione, che è la posizione, se non sbaglio, 11 della stringa, 0 più 10 più 1, e mi dirà che questo run vale 5, quindi stamperò C5 e incrementerò la I di 5 posizioni, arrivando qui. Cosa c'è lì? Il barra N. Non c'è il terminatore nullo ancora, eh? Qui c'è la fegatess che ci ha letto una stringa col barra n. E quindi ci fermiamo, quando troviamo il barra n passiamo alla riga successiva. Quindi la nostra condizione che avevo lasciato in sospeso di terminazione del ciclo è quando trovo il barra n, quindi sotto la posizione corrente del mio cursore i non trovo più una lettera maiuscola ma trovo. Quindi while riga di i diverso da barra n. Per assurdo, se ci fosse una riga vuota, io avrei già quella condizione del while falsa già sul primo carattere, perché il primo carattere sarebbe già un a capo. E vabbè, fa nulla, passa alla riga successiva. Mi ricordo solo che dopo che ho finito di elaborare una riga, devo stampare un a capo nel file d'uscita, perché altrimenti il file d'uscita... sarebbe tutto su una linea sola, quindi fprintf, fout, barra n. E adesso non ci rimane altro che fare questo. Tutto il resto è fatto, no? Quello pseudocodice lo devo trasformare in un ciclo che calcoli quello. Allora, come faccio? Beh, partiamo da lung uguale 1 e continuo a incrementare lung fin tanto che vedo dei caratteri uguali al primo. Quindi finché riga di i più lung è ancora uguale a riga di i, lung più più. Ricordiamoci, i è fermo, eh? Siamo fermi su i e guardiamo avanti. Parto da lung uguale 1 e mi chiedo riga di i più 1, cioè il carattere dopo, è uguale a riga di i? Sì, allora incrementiamo ancora lung. Riga di i più 2 è ancora uguale? Sì. Allora incrementiamolo ancora. Riga di i più 3 è ancora uguale? Sì, eccetera. Esco dal ciclo quando lung fa sì che riga di i più lung sia diverso da riga di i. Quindi di fatto i più lung è già il primo carattere diverso. I più lung. E quanti caratteri ho in mezzo? Esattamente lung. Perché il carattere i, i più 1, i più 2, i più 3, i più lung meno 1. Perché i più lung è già diverso. Quindi caratteri che vanno da i a i più lung meno 1, quanti sono? Lung, non lung meno 1, perché conto sia il primo che l'ultimo. Ricordiamoci sempre di farci venire questo mal di testa ogni volta per controllare se dobbiamo incrementare o decrementare il valore. Ma lo vediamo, è più facile vederlo all'inizio. Io parto con lung uguale 1, se la lettera fosse da sola avrei già direttamente i più 1 che è diverso. Quindi lung gioca due ruoli, uno mi dice quanto è lungo il run corrente e due mi dice quando è che i più lung è già il primo carattere diverso. Il che è coerente col fatto che subito dopo i più lung lo sostituiamo al nuovo i, perché dobbiamo partire dal primo carattere diverso. Tutto quadra. Ci manca ancora di calcolare le statistiche, eh? Ma adesso vediamo, cominciamo a vedere se questo funziona. Cos'è che vuoi?
vuoi magari dichiarare l'un. Accidenti, pignolo. Ok. Allora, per provarlo, creiamoci un file di prova che lo chiamiamo, usiamo gli stessi nomi del testo in. E solo per esempio ci mettiamo dentro esattamente questo file, no? Allora noi possiamo provare a eseguire l'eseguibile che ha questo nome spaventosamente lungo, spazio, nome del file d'ingresso, testo in, però ricordiamoci che qui siamo posizionati nella cartella debug, il file l'ho salvato nella cartella principale del progetto, quindi torno su di due directory, testo in. O creo il file di testo nella stessa cartella dell'eseguibile oppure me lo vado a pescare sopra, spazio testoout.txt, questo lo posso lasciare nella cartella debug, non lo so salvare lì, tanto è una prova. Invio, zitto zitto, ha fatto qualcosa, andiamo a vedere cosa ha fatto. C'è un testoout.txt che culo, è andata bene. Se noi facciamo solo una verifica, provassimo a comprimere questo file qui, si dovrebbe arrabbiare perché ci sono dei caratteri non alfabetici. Facciamo solo una prova di dargli questo testo out in testo 2.txt. Si arrabbia, dice errore nel formato del file, non posso prendere l'ingresso. Verifichiamo che funzioni anche quello. Ok. Ok, ci manca ancora la parte finale, che è quella di calcolo delle statistiche. Cosa dobbiamo contare noi? Noi dobbiamo contare i caratteri del file di ingresso. E questo è facile perché ogni volta che passo da qui, c'è un carattere in più. No? Quindi i vari LUN che vedo mi danno i vari RUN che ho incontrato. Se io faccio la somma di tutti i LUN, avrò il numero totale di caratteri del file di ingresso. Ok? Quindi gli chiamiamo due variabili, caratteri di ingresso e caratteri di uscita. Carin e carout, mettiamo un commento perché i nomi delle variabili non è che siano quel gran successo di chiarezza. Caratteri, numero, caratteri, numero di caratteri nel file d'ingresso ed in quello di uscita. Ok? Caratteri nel file d'ingresso, caratteri nel file di uscita, carin e carout. Siamo due personaggi. Allora, carin uguale 0, carout uguale 0. E ogni volta che sparo un run,
Karim uguale Karim più lung. E Karout? Cioè, ho preso un run da 5 e quindi il numero di caratteri di ingresso si incrementa di 5. E il numero di caratteri di uscita? È 2. 2 se il run è da 1 a 9 caratteri. 3 se il run fosse da 10 a 99 caratteri. Perché nel caso di A10, guardatelo qua, questo in uscita ho stampato 3 caratteri, A, 1, 0. Anche qua, 3 caratteri. Nel caso normale, ogni run è codificato invece, nel caso normale, nel caso di run non troppo lunghi, il file di uscita avrà 2 caratteri in più. Allora, qui ci si possono fare tanti equilibrismi diversi. So che ricordo che molti erano andati in crisi all'esame su questo punto. Come faccio a sapere quanti caratteri ho stampato? Allora, c'è qualcuno che sta cominciando a pensare ai logaritmi, no? Sì, sì, va bene, ma non complichiamoci la vita prima. Allora, ci sono due modi. Uno è quello di costruire la stringa in casa e poi stamparla. Se io anziché fprintf usassi la funzione sprintf, mi stampa quei 2, 3, 4 caratteri dentro una stringa anziché stampare direttamente sul file. Dopodiché quella stringa subito dopo la stampo su file, ma nel frattempo posso chiedere strlen, quanto è lunga. Ok? Quindi posso fare, mettiamolo qua come ipotesi, potrei fare sprintf corto, la stringa corta, sprintf, no, è una printf che stampa, anziché dentro un file, stampa dentro una stringa, quindi il primo parametro sarà una stringa, e stampa esattamente i caratteri che stamperebbe a video. Li metto dentro una stringa, poi ovviamente questa stringa la mando su file, quindi fout stampami una stringa che è questa qua corta. Quindi ho fatto un giro in più, ho preso i caratteri per 100C e per 100D, l'ho messo in una stringa e poi stampo la stringa, anziché stampare direttamente sul file. Il risultato è che però io ho la stringa di cui chiedere la lunghezza. Quindi, poiché li sto generando io questi caratteri, perché mai devo farmi venire il mal di testa per sapere quante mai saranno? Li conto. Semplicemente tra il momento in cui li genero e il momento in cui li stampo e me li dimentico, me li tengo in una stringa per poterli vedere. E questo è il primo modo. L'altro modo, ancora più semplice, è di dire, vabbè, più 2. Ho stampato 2 caratteri, di solito. Se però il run è più lungo di 9, ne aggiungo 1. E se anche fosse per caso più lungo di 99, ne aggiungo un altro. Tanto al massimo arriviamo a 512, quindi non è che questa cosa qua prolifererà. Lungo è di fatto il valore decimale del numero. Allora, quanti caratteri occupa la printf di un numero intero? Allora, un carattere se il numero è da 0 a 9, 2 caratteri se è maggiore di 9 e minore di 99, 3 caratteri se è
maggiore di 99 e minore di 512, che è il nostro numero massimo, finisce lì. Quindi sono due modi diversi, ma altrettanto validi, alla fine fanno la stessa cosa. Se dovessi scegliere, io sceglierei questo, ma solo perché fa meno ipotesi collaterali, misuro esattamente ciò che sto stampando. Però non c'è differenza. Allora, commentiamo ciò che non serve, visto che abbiamo varie versioni che convivono. Questa fprintf non serve più perché mi tengo questa io, però le lascio come riferimento. Quindi ho tolto questa fprintf perché in realtà è stata sostituita da questa sotto, e questa corta è una stringa che devo ricordarmi di dichiarare lassù. Via, con pochi caratteri, perché al massimo sappiamo che sarà 4 caratteri questa, più il terminatore nullo. Quindi 5 basterebbe, metto 10. Allora, alla fine dovrò stampare le statistiche. Quindi dovrò dire, allora, numero caratteri del file d'ingresso, cosa ci dice il testo? File originale, due punti. Per 100 di caratteri. Karim. File compresso, due punti. Per 100 di caratteri, carout. E poi compressione, due punti. Per 100.2f, per 100. Ah, come si fa a stampare un carattere di per 100 in una printf? Perché noi dobbiamo far comparire il carattere di per 100. Ci sono due modi di farlo, uno è raddoppiarlo e l'altro è backslash per 100. Se vogliamo far comparire un carattere di per 100 nell'output. Allora, qual è il valore adesso? Noi dobbiamo calcolare il fattore di compressione come i caratteri che ho risparmiato diviso i caratteri originari. Questo però dobbiamo ricordarci di fare la divisione come float. Quindi convertiamo in float uno dei due valori prima di fare la divisione, altrimenti il rapporto fa 0 come divisione intera. E poi il risultato lo moltiplichiamo per 100. Quindi Karim meno Karout è il numero di differenza, sì, dei caratteri che non ho più, diviso quelli che avevo all'inizio per 100. Vediamo se è vero. .44 = 45,45% è uguale a quello del testo? Sì. Che bravi. E il file di uscita ovviamente, qui ho sbagliato qualcosa, guarda cosa è venuto fuori. B10C1, cosa ho sbagliato?
Allora, proviamo a rifarlo un attimo, chiudendo il file, perché ce l'avevamo aperto. Non vorrei che... Ok, proviamo a aprire... No, è sbagliato, totalmente. Allora, cosa stiamo sbagliando? Allora, riga e lung sono giusti. Sprintf. %c, %d, riga di lung. Allora, fatemi aggiungere una printf per verificare. B10 stampa B10. C1 stampa... E perché là? Là dove l'ha persa? Sì, ho sbagliato questo. I uguale i più lung l'ho incrementato troppo presto, poi ci ho scritto sotto, quindi sto lavorando con un valore di sfalsato. L'incremento di i l'ho fatto come ultima cosa. Perché ho aggiunto le altre alternative sotto. Togliamo questo commento. Eh beh, così mi piace di più. Ok. Ovviamente la riga più importante di tutto il programma è questa, no? Che è l'idea di risoluzione del... la compressione del file, il resto è infrastruttura per arrivare lì, no? Input, output, eccetera. Questo funziona perché noi possiamo guardare avanti, ho un carattere e mi chiedo dopo di me quanti sono uguali a me, lo posso fare perché ho deciso di lavorare una riga alla volta, ok? Avevamo detto all'inizio però che si poteva, questo esercizio, risolvere anche un carattere alla volta. Quindi prendo un carattere, poi quello dopo, eccetera. Allora, se lavoro un carattere alla volta, quando io ho letto il primo carattere, devo decidere che cosa farne prima di leggere il secondo. Ma non saprò se e quanti ce ne saranno uguali a me dopo. Quindi devo cambiare un po' il modo di pensare. Allora, proviamo a... almeno iniziare a impostarlo risolvendolo un carattere alla volta. Questo qui lo chiamiamo esame 2011/09/19C-caratteri. Io parto copiando questo, opla. E però butto via tutto ciò che inizia da qua.
Allora, la parte di acquisizione dei parametri e apertura del file è identica, non dipende da come scelgo di lavorare il file. La parte di stampa delle statistiche è identica, perché dipende solo da carin e carout. La parte di compressione del file è completamente diversa. Non avrò più la variabile riga, cancelliamola così non ci vengono strane tentazioni. E come lavoriamo? Lavoriamo, diciamo, un carattere alla volta. Allora, qual è il ciclo che impostiamo per leggere, per elaborare un file, un carattere alla volta? Usiamo la fgetc. Allora, com'è fatta la fgetc? La usiamo talmente poco per cui non ce lo ricordiamo. Dov'è? L'fgetc riceve come parametro un file asterisco, e ritorna un intero, cioè il codice hash del carattere. Ritorna il prossimo carattere dallo stream, oppure la costante EOF se la fine del file è già stata raggiunta, oppure se c'è qualche altro tipo di errore. Questo è ciò che fa fgetc. Quindi, un modo compatto che spesso si usa è questo. Allora, cosa sto facendo qui? Fgetc di fin legge il prossimo carattere. Lo prendo e lo memorizzo dentro una variabile intera. Una variabile di tipo char, scusate, non intera. Ch. Questo valore lo confronto con EOF. No? Faccio la stessa cosa che facevo con l'fgets, in cui in un'unica istruzione leggevo la riga e controllavo di non essere arrivato all'end of file, e mentre la riga la memorizzavo in una variabile. Qui faccio la stessa cosa con un singolo carattere, dove uguale mi permette di fare una copia. No, il vero ciclo sarebbe questo, finché il file non è alla fine. Il problema è che poi dentro il ciclo ho bisogno di sapere qual è il carattere, poco per volta. E dentro il ciclo non potrò più scrivere un altro fgetc, perché se no ne legge due per volta. Uno per ogni volta che chiamo fgetc, lei si mangia un carattere nuovo. Ma qui devo fare tutto insieme, e normalmente ho perso cosa? Ecco qua. Occhio che queste parentesi sono importanti, eh? Queste che ho messo intorno al segno di uguale, perché normalmente l'operatore diverso avrebbe una precedenza più forte rispetto all'operatore di uguale, e quindi mi farebbe fgetc diverso da end of file, vero o falso, e memorizzerebbe il vero o falso dentro ch, e non il codice hash dentro ch. Quindi devo prendere fgetc, metterlo dentro ch e poi confrontare se è vero o falso, se è end of file oppure no. Ok. Ma di nuovo, questo è lo schema comune ogni volta che si elabora un file per caratteri. Dopodiché adesso cosa devo fare? Devo ho il carattere ch, ce l'ho in mano, ch è uguale a. Devo stampare qualcosa nel file di uscita? Non lo so. Non lo so. Perché non so il futuro, non so quali sono i caratteri che arriveranno dopo. Allora non devo, devo proprio cambiare modo di ragionare. Anziché dire mi metto sul primo carattere di un run e vedo quanto è lungo, il run lo lascio passare e mi accorgo quando è finito. Vedo un carattere dopo l'altro, A, poi A, poi A, poi A, sto a aspettare.
contando, magari. Poi vedo B. Quando vedo B, posso dedurre, è finito il run fatto di A. E quindi so quanto era lungo. Quindi io ho due casi sempre, due condizioni, poi ne ho un po' di più perché ci sono dei dettagli. O la lettera che vedo è uguale a quella precedente, e allora non devo far nulla se non contare quante ne sto vedendo. O la lettera che vedo è diversa da quella precedente, e allora posso stampare la lunghezza del run precedente. Perché so che il run precedente è finito, ne sta cominciando uno nuovo, ma non so quanto vale. E allora aspetterò. Quindi, di fatto converrà ricordare se ch uguale old ch, quindi il carattere è uguale al precedente, sono dentro il run, devo contarne la lunghezza. L'un più più o qualcosa del genere. Non so se basta l'un più più, ma comincio a metterlo lì per non dimenticarlo. Altrimenti il carattere è diverso dal precedente, è finito il run precedente e ne inizia uno nuovo. E quindi cosa dovrò fare? Dovrò stampare sul file di uscita il run che è appena terminato, il run che è appena terminato è terminato col carattere vecchio e di certa lunghezza, e poi devo predispormi a ricominciare a contare da 1 la lunghezza del nuovo run. Come concetto. Dopodiché, prima di tornare all'iterazione successiva, mi salvo il carattere che ho appena visto nell'old, in modo che il giro successivo, quando leggerò un carattere nuovo, nella variabile old abbia quello prima. Ma questa è la bozza di idea, adesso la rileggiamo. Mancano tanti dettagli ancora, non è finito, perché bisogna tenere conto, è il primo carattere, è l'ultimo, è il barra n, ci sono un po' di rognette piccole da mettere a posto, ma le possiamo mettere a posto una volta che abbiamo capito l'impianto generale. Quindi proviamo a rivederlo. Leggo un carattere alla volta. Quando ho un carattere, visto che non posso vedere il futuro, guardo il passato. Ma non posso neanche avere tutto il passato, perché ho deciso di lavorare un carattere alla volta, quindi non avrò mai una stringa in cui vedo non tutta la riga, ma neanche il pezzo di riga che ho letto finora. Ho solo un carattere in mano. Allora, quello che posso fare è ingegnarmi per ricordare non solamente il carattere presente, ma anche il carattere precedente. Quindi lavoro con due variabili. E questa istruzione lì, la riga 61, fa in modo che olch sia sempre uguale al carattere precedente. E quindi mi trovo nelle due condizioni principali. Non sono le uniche, Due principali. Ho un carattere uguale a quello precedente, sono dentro, vuol dire che il mio carattere è questo, è uguale a quello precedente.
In queste condizioni non devo stampare nulla, perché non so ancora cosa stampare, non so ancora per quanto durerà. Anche qui, quando il mio carattere è questo, quando il mio carattere fosse questo, non saprei ancora cosa stampare. E quindi vado avanti incrementando ogni volta la lunghezza del run che sto incontrando, perché conto per quante volte, no, continuo a vedere lo stesso carattere uguale al precedente. Quando vedo questo, che è diverso da quello precedente, so due cose. So definitivamente quant'era lungo il run che si è appena chiuso, perché è uguale al numero di conteggi che ho fatto. E so che adesso sta cominciando un nuovo run fatto di lettere B. Quando finirà non lo so. Aspetto l'iterazione successiva, quella in cui vedo una C, questa C è diversa dalla B, e quindi deduco che è finito il run della B e poverino era lungo solo 1, perché ho contato solamente fino a 1. E quindi stamperò il run della B e ricomincerò di nuovo da 1 a contare il nuovo run. Questo è ciò che abbiamo riassunto in quelle 4 istruzioni. Cosa manca ancora? Non è ancora funzionante. Manca ancora. Come trattare il primo carattere del file? Sono domande da farci. Poi dopo, come trattiamo il primo carattere del file? Il primo carattere del file è l'unico che non ha un carattere precedente. E quindi in qualche modo dovremmo pensare come inizializzare old ch per un carattere che l'old non ce l'ha. Oppure se trattarlo a parte fuori dal ciclo. Domanda. Domani pensiamo alla risposta, ok? 2. Il fine linea. Cosa devo fare quando incontro il fine linea? A occhio mi verrebbe da dire quasi niente. Quasi, però devo trattarlo a parte. Perché in realtà il fine linea mi piace perché mi serve a marcare la fine dell'ultimo run, quello delle C maiuscole. Però il primo carattere di una riga nuova avrà come hold il fine linea della riga precedente. E però il fine linea non fa un run da 1. Quindi quello lo devo trattare in modo particolare. Quindi ho 3 casi particolari, il primo carattere del file, il primo carattere di ogni linea e il fine linea di ogni linea, a cui si aggiunge l'altro, quarto caso particolare, è eventuali caratteri non maiuscoli, ma questo è facile, lo buttiamo via e interrompiamo il programma. Allora, domani, nei primi 10 minuti, riprendiamo questo per sistemare questi 4 casi particolari e poi vedere se funziona.